parole e pittura. Sì. Le parole, sappiamo, hanno avuto sempre un peso determinante nella vita. E la pittura? Beh, anche la pittura lo è, perché la pittura non è soltanto quella dipinta, la pittura è quella che noi immaginiamo, quella che abbiamo dentro. In definitiva, io sono convinta che ogni parola corrisponde poi ad un'immagine che noi abbiamo dentro, e almeno una buona parte delle parole, per cui io vedo questa connessione molto molto stretta, in verità. Chiudiamo stasera questa mostra eccezionale, sì, sì, in una location eccezionale, ah, come Castel dell'Ovo. Sì. Come Castel dell'Ovo abbiamo, sì, la sala delle prigioni, abbiamo una miriade di poeti e di poesie. Sono 25 stasera. Poeti. Ecco, illustraci un po' com'è la chiusura. Sono poeti che ho invitato a dedicare un testo, a scriverlo dall'inizio, oppure comunque a dedicare un loro testo ai colori, al visivo. E sono venute fuori tante cose diverse, perché, però tutte molto interessanti, direi, che da angolazioni diverse danno l'idea di come si possa, attraverso la parola, evocare delle immagini, evocare dei colori, delle descrizioni, delle scene anche. Qualcuno ha risposto costruendo una scenetta. Quindi 25 poeti, sì, per quante opere in mostra? Ah, le mie sì, sono una cinquantina, perché in realtà sono dei libri, una trentina sono libri, quindi di piccolo ingombro anche, ma insomma se le contiamo sono 50. Queste opere le possiamo datare? Sì, perché in realtà fanno parte di una ricerca iniziata nel 2005, grosso modo nel 2005, che si protrae fino ad oggi, quindi sono un decennio di ricerca. Sì. Miriam, noi ti grazie, ringraziamo. Grazie a te. Grazie. Ugo Piscopo, parole e pittura. La mostra di Ilia Tufano, che oggi termina in questa location meravigliosa di Castel dell'Ovo. La pittura, secondo, diciamo, gli impressionisti e i post-impressionisti, pensiamo a Van Gogh, a Gauguin, dico per i post-impressionisti, è l'elemento proprio principe nel campo della cognitività e della espressività, è il primum, poi viene tutto il resto, viene la parola, la musica, vengono le altre arti. Però c'è anche il rovescio, quasi nello stesso tempo, c'è stato un Wagner che nella musica dell'avvenire ha prospettato, e lo ascoltava con molta attenzione Nietzsche, dunque ha prospettato, ecco, che se c'è un primum nel campo della espressività umana e della musica, ecco, sostituisce alla pittura, ecco, la musica, ecco, per una primazia, per un primato, ecco, Parliamo di Napoli. Ecco. Allora, la parola napoletana abbinata alla pittura, la pittura napoletana. Dunque, anche, diciamo, a Napoli, ecco, in questo nostro contesto, a partire dal 600, ecco, per esempio, che la grande pittura napoletana nasce soprattutto nel 600, ecco, con Barocco, anche nell'800, oggi insomma la pittura a Napoli ha una sua, diciamo, non un suo ascolto della parola parlata, ma ha un suo una sua inflessione, ecco, ha un suo dialetto come lingua,
non è come gergo circoscritto a qualche piccola tribù o un po' di tribù, ecco, la napoletanità, ecco, per esempio nel 600 non per niente Caravaggio si è fermato qua, c'è stato i caravaggisti, c'è stato Luca Giordano, c'è stati questi, parlo di questi grandi del 600. Ora, sono napoletani, il Ribera è napoletano, è uno spagnolo, ecco, che viene qua, si intride di napoletanità, ecco, nella drammatizzazione, nella gestualità, nel senso dell'imminenza di un evento e soprattutto di un sovraccarico, ecco, di situazioni. E questo è tipicamente napoletano, come se io vado tra i fiamminghi, ecco, che rapporto c'è tra la pittura fiamminga e la cultura, il linguaggio, ecco, diciamo degli olandesi, dei belgi, di questa zona europea fiamminga, c'è una stretta relazionalità, perché una cosa è il barocco napoletano, una cosa è il barocco, per esempio, in Spagna, in Francia, in altrove, e così dunque sempre, anche per la cultura di alto profilo, una cosa è l'avanguardia a Napoli, è una cosa, è l'avanguardia, per esempio io mi sono interessato di futurismo, ma il futurismo milanese è una cosa, il futurismo a Napoli è ben altro, è tutto intriso di anarchismo, di ribellismo, di uscire sulla strada, vuole uscire, vuole essere per strada, insomma. Vero. Ecco, è possibile raffigurare metaforicamente la parola? Dunque, è una questione un po' complessa, ecco, ma la parola è sempre per sua natura metafora, perché gli studi linguistici, soprattutto questi del Novecento, hanno messo in luce la simbolicità della parola, hanno messo in luce che tra la cosa indicata e la parola, io prendo la mano e poi uso la parola mano, tra la parola e la mano c'è una distanza enorme. Tra questi suoni, ecco, mano, e mano che è questo attrezzo così animale che serve, che ha una sua funzionalità, tra l'una cosa e l'altra c'è una distanza enorme, ecco, questo soprattutto nell'ambito semiotico, se andiamo a leggere un po' Eco, se andiamo a leggere soprattutto i russi, ecco, troviamo materia, ecco, che ci inducono a riflettere sulla parola, che è certamente un fatto innanzitutto fonetico, ma è un suono che tende a dare suggestione, suggerimento, a rinviare ad altro ancora, ecco. Allora, mano reale, la parola mano, le due realtà, ecco, rinviano ancora ad altro, ecco. Quindi accennano, ecco, non esprimono tutto, ecco, c'è una incompletezza. Ilia Tufano, parliamo un po' di Ilia. Sì. Ilia vista dai tuoi occhi. Oh, dunque, io la conosco bene da molto tempo, ecco, Ilia è una squisitissima persona, ecco, estremamente discreta, non è così
abile nel mercanteggiare, nel vendere la sua immagine, ecco, e ha un nucleo solido, innanzitutto in una buona cultura letteraria e filosofica. Ecco, non per nulla, per esempio, lei qui si esprime con l'haiku, ecco, e lo graficizza e lo materializza per epifanizzarlo, insomma, per farlo venire alla luce, metterlo sotto gli occhi, insomma. E l'haiku è una, nel suo nucleo originario, è una formula che hanno inventato i giapponesi, l'hanno collaudata nel corso di secoli, ecco, per coniugare, ecco, sinteticità, essenzialità e un insieme di cose che si devono intravedere, ecco, attraverso quelle sillabe, ecco, che esplodono, se ne vanno via. Stiamo parlando di una artista tra le più trasparenti, coerenti, ecco, che abbiamo a Napoli, perché a monte c'è una preparazione anche teorica e critica, e sul piano del linguaggio artistico lei interviene, ecco, tenendo un po' conto dell'orizzonte complessivo delle ricerche che oggi si vengono svolgendo, cioè il suo lavoro è tale che si rapporta a quello che c'è e rinvia a quello che c'è, ad altro che si deve fare. Ecco, ulteriormente. È un rimando. È una sollecitazione. Non conclusa, ecco, che rinvia ancora, ecco, che provoca, ecco, ulteriormente. L'ultima cosa, sì. Allora, Ugo Piscopo, cosa farà da grande Ugo? Non sono mai cresciuto e temo che non crescerò oltre, insomma, è che io una volta, ecco, ho fatto così per il Corriere del Mezzogiorno una serie di interviste e di profili, dice, alcuni per intellettuali, eccetera. Poi mi fermai, ma non lo consegnai al giornale, mi fermai a fare un mio profilo e rappresentai un invito fatto a Ugo Piscopo, che si doveva presentare a Ugo Piscopo. Ecco, e anziché presentarsi uno, se ne presentarono 100. Ed erano fra di loro, un po' si meravigliavano. Andavano d'accordo fra di loro? Andavano d'accordo e non andavano d'accordo. Comunque, all'interno di tutto questo, di questa molteplicità di intenzioni, di linguaggi, ecco, c'è una strategia di mimesi, di rappresentazione e di rivivimento della pluralità della vita, insomma, questo, ecco, voglio sperimentare su di me. Grazie.